sì. Coppietta che si è appena fidanzata, lei insiste tanto, gli dice: te prego, andiamo a vivere insieme, andiamo a vivere insieme. E lui gli dice: vabbè, andiamo a vivere insieme. Allora lui scende sotto casa, apre la buca delle lettere e trova il giornaletto di Tecnocasa. Inizia a sfogliare il giornaletto di Tecnocasa e si rende conto che l'unico posto dove si possono permettere di andare a vivere è Ponte de Nona. Nella Roma di oggi c'è una strana malattia per via dei palazzi che crescono in periferia. Fino a un anno fa campagna con pecore e contadini e mo' fondamenta di cemento che reggono i condomini. E non si limitano ad alzarsi giganti dei mattoni, ma fanno strade e vicoletti dove si affacciano i portoni. Che fanno questi? Creano come cittadine dove ci inzeppano la gente, ma sono solo dormitori, gli piace un accidente. I palazzi tutti uguali sono prodotti industriali, rimpiangi i tempi a garbanella nelle case popolari. Se te compri un bilocale, nel conto niente te ce resta, per 50 metri quadri gli hai dato un occhio della testa. Però il venditore vecchia volpe t'ha detto un sacco di cazzate. Supermercati, metro bar li vedrai prima dell'estate. Ma sono quasi un paro d'anni che sta lì al palazzone. L'unica attività che hai visto nasce è quella della prostituzione. Dice un servizio pure quello, impegnato nel sociale. Ma io voglio fare la spesa, non voglio un rapporto sessuale. Però sotto casa t'hanno fatto il giardino recintato dove puoi portare Fido. Mammi Fio la cacca la fa a casa, potevi fare un asilo nido. Se ti affacci dal barcone vedi che dei cantieri è ancora pieno, c'è un esercito de crew che pare un insediamento alieno. Ma il peggio viene la mattina presto, quando vorresti andare a lavorare, ma da sto quartiere nuovo come ci arrivi alla città? Perché mica che hanno potenziato le strade di collegamento, mo ce si abita a 3.000, mica siamo un par de cento. E hai voglia bestemmia tutti i santi che ricordi, vorresti dire al venditore: aridatemi i sordi. Che mi frega se al palazzo c'ho addirittura due ascensori, ma poi il quartiere è tutto grigio, senza vita né colori. La situazione è tragica. Non puoi far altro che dormire e sognate tanto tempo fa, coi San Pietrini, i Nasoni, era un piacere passeggiare. Belli tempi quando Roma era degli imperatori leggendari, ma purtroppo sta città è solo dei palazzinari.